Salve a tutti, buongiorno, buonanotte. Io mi chiamo Michael Magnoli e sono curatore e traduttore per Estere Edizioni della collana Cronache dell'Insolito. In particolare, insieme al mio collega Massimo Barberini, ho realizzato il volume Racconto Veneziano Passione di Stefan Grabinski, considerato il Po' Polacco, un volume che potete anche vedere qui, ma sul quale non ci dilungheremo perché esiste già un video di cui trovate riferimento in sovraimpressione. E quindi adesso salutiamo Grabinski e invece facciamo entrare in scena l'altro grande autore che compone con i tre volumi totali la collana delle cronache dell'insolito, ovvero Algernon Henry Blackmore. Oggi vi parlerò di La pazzia di Jones, uno studio sulla reincarnazione e altri racconti. In particolare qui dentro ci sono cinque racconti, di cui due inediti, perché Cronache dell'insolito si contraddistingue per questo fatto, portare alla luce testi mai visti prima in italiano. Un altro testo in particolare è stato Innora, sempre di Blackwood, che è uscito nel 2017, è stato il primo di questa collana. Ma uscito nel giugno 2017 è stata la primissima versione italiana di questo libro. Quindi Innora è l'altro, oggi ci occupiamo di questo e quindi parleremo di reincarnazione. Blackwood è considerato uno dei pionieri del genere fantastico horrorifico. Addirittura Lovecraft, Howard Phillips, personaggio veramente importante, ma addirittura più ricordato di Blackwood al momento, lo cita dicendo che I Sadici è un racconto, il migliore racconto di questo tipo di scrittura. A Blackwood nacque il 14 marzo del 1869 a Shooter's Hill, la collina dei cacciatori, a sud-est di Londra. La sua famiglia, ecco il grande punto, suo padre Sir Stevenson Arthur Blackwood era alto funzionario delle poste, però faceva anche parte di una setta calvinista, detta dei Sandemaniani o Glassiti. Questi ritenevano che Dio si manifestasse nei fenomeni naturali e di conseguenza bisognava interpretarli per conoscere la sua identità. Detto ciò, questo tema ritornerà anni dopo, nel suddetto I Salici, ma anche in altri racconti, sarà uno dei temi importanti della letteratura di Blackwood, nonostante che lui stesso avesse sempre definito la sua infanzia come opprimente e troppo puritana. Tant'è vero, e qui arriviamo al secondo tema, che poi è quello che si trova appunto nella pazzia di Jones, la reincarnazione, nella biblioteca del padre aveva trovato un testo sui miti induisti. Così lui, iniziandolo a leggere, si appassionerà e arriverà appunto ad abbracciare il buddismo. Praticamente Blackwood considerava la mente umana come piena di facoltà ancora non espresse e che ci fosse un ignoto che si poteva appunto raggiungere con essa. Detto ciò, andiamo invece al libro. Praticamente La pazzia di Jones comprende 5 racconti, di cui 2 inediti. La pazzia di Jones è il più lungo ed è la storia di questo Jones, un grigio impiegato, che però quando torna a casa alla sua vita solitaria in realtà non è così solitaria. Lui ricorda tante vite che aveva vissuto in passato e prova un fortissimo odio per il suo capo, per varie circostanze. Se lo ritrova sempre a fianco, fin tanto che arriverà ad essere il suo collaboratore più stretto e scoprirà che avrà una missione. Non vi posso svelare troppo, diciamo che dovrà scegliere tra il perdono e la vendetta. L'aspetto interessante è proprio il titolo, The Insanity of Jones, quindi la follia, la pazzia di Jones, fa pensare che lui potrebbe essere stato matto a fare quello che ha fatto, oppure che ci fosse veramente la reincarnazione dietro. A voi la scelta. Il sentiero funesto, il secondo racconto, tratta invece proprio il tema della natura panica, di questo animismo, come lo ha definito Blackwood, e in racconti appunto come I Salici o anche il Wendigo, che sono tra i suoi principali. In questo caso anche con una punta di ironia nel finale, in cui praticamente il personaggio principale è un impiegato del catasto, che deve andare a casa di un signore per decidere di tagliare una foresta, ma sceglie di prendere
una scorciatoia e passa attraverso un bosco. Gli succederà di tutto. Farà veramente fatica a capire dov'è, chi ha intorno, e diciamo che non sarà più così ligio nel suo lavoro, inizierà ad avere qualche dubbio. Invece, per quanto riguarda i racconti inediti, adesso arriviamo al terrore dei gemelli. Edward e Ernest sono due gemelli, quindi, che sanno, perché il padre gliel'ha sempre ripetuto, sin proprio dalla nascita, che qualcosa dovrà accadere ai loro 21 anni. Vivendo nel terrore, in attesa di questa data, tutto, insomma, sembra risolversi alla fine in un nulla di fatto. Ma non sarà così. È un racconto dal sapore amaro, ma non solo per la componente soprannaturale, ma proprio per quella umana. Per essere stato pubblicato nel 1910, in realtà il tema finale si potrebbe adattare a qualsiasi epoca, soprattutto alla nostra. La chiaroveggenza, l'altro inedito, è una storia di fantasmi, il terzo dei principali temi nella narrativa di Blackwood, il quale aveva partecipato a diverse sedute spiritiche. Qui la storia in realtà è un po' confusa, non si comprende bene che cosa accada, non si sa neanche bene se il protagonista sia vivo o morto, potrebbe essere lui stesso uno spettro. Si capisce però che un gruppo di persone si ritrova in una casa, ospiti di una coppia, che sanno di avere una stanza infestata. Il personaggio nel gruppo, il quale manifesta di non conoscere i fantasmi, è invece quello che ne sa di più, ed è quello che finirà nella stanza. Vive di suggestioni questo racconto, proprio come se ci fossero delle presenze svolazzanti intorno al lettore. Però per questo è molto affascinante. Il racconto che chiude il libro si intitola Il Transfert. Lo zio Frank, non molto simpatico, fa visita ad una parte della sua famiglia, e dove c'è Jamie, nipote di 7 anni, e l'angolo proibito, una zona del giardino dove non cresce niente. Questo angolo fa molto paura, questo racconto, perché questo angolo avrà uno scontro totale con lo zio Frank. Nel Transfert si attua quindi un vero e proprio scontro tra l'umanità, zio Frank, e la natura animista che diceva Blackwood, questo angolo proibito, sulla scia appunto di Lovecraft, poi dei grandi antichi che ignorano l'umanità, vogliono solo riprendersi la terra. Qualcuno vincerà, non vi posso dire chi, però forse lo tocco più inquietante è. Sarà lo sguardo di Jamie che a 7 anni osserverà con un vago sorriso di premonizione tutto quanto. Chiudiamo questo capitolo su Blackwood dicendo un'ultima cosa. Blackwood nel 1899, il 5 maggio, viene iniziato all'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata, uno dei principali ordini esoterici. Ne entra grazie a William Butler Yeats, il futuro premio Nobel alla letteratura nel 23, e altro grande esperto di esoterismo. Ne esce 3 anni dopo, Blackwood, con il grado di filosofo, il più alto per il primo ordine. Il suo nome magico era Umbram Fugat Veritas, la verità disperde l'ombra. Questo per dire che Blackwood, quando scrive, sa di cosa parla. Io vi saluto e vi auguro una buona lettura della Pazzia di Jones, curatore del libro Simone Gallo Cassarino, Edizioni Ester, Cronache dell'insolito.